Siamo a Gorgonzola, nel parco, un tempo giardino della villa di delizia della famiglia Serbelloni. Qui nel Settecento si incontrarono l'abate Giuseppe Parini, precettore della famiglia, Giovanni Battista San Martini, maestro di cappella di metà delle chiese di Milano e maestro di musica della famiglia Serbelloni. Qui si verificò nel 1762 il famoso episodio dello schiaffo sferrato dalla duchessa alla figlia di San Martini difesa dall'abate Parini. Qui Giovanni Battista San Martini ebbe modo di far eseguire i notturni, composizioni particolari pensate per l'intrattenimento della nobiltà milanese nelle sere dei periodi di villeggiatura. Questo è l'incipit della sinfonia in re maggiore per cimbalo o pianoforte composta da Giovanni Bianchi nei primi anni dell'Ottocento. Giovanni Bianchi fu musicista, maestro di cappella, organista e compositore qui a Gorgonzola. Nacque nel 1758 e morì nel 1829. Fu il miglior prodotto del mecenatismo culturale gorgonzolese del duca Giovanni Galeazzo Serbelloni. La cappella musicale di Gorgonzola è nata insieme a questa statua della Madonna del Rosario. Può vantare infatti una storia di oltre 260 anni. I primi documenti relativi alla sua attività risalgono al 1758. All'epoca Giovanni Battista San Martini, già maestro di musica di casa Serbelloni, ebbe modo di collaborare con questa cappella musicale.